Parliamo delle noci, una delle varietà di frutta secca più conosciute e apprezzate al mondo. Le possiamo trovare fresche, secche, ma anche sotto forma di farina, bevanda vegetale e olio. Io sono Maurizio Musano e qui sul canale parliamo degli alimenti vegetali. Storia, proprietà, benefici, curiosità, modalità di utilizzo in cucina. Ma non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dicevamo, le noci. Ne parliamo dopo la sigla! Grazie al ritrovamento di reperti archeologici si è arrivati alla conclusione che le noci erano conosciute già 9000 anni fa. Sono originarie di una vasta area che parte dal Medio Oriente e arriva fino alla catena dell'Himalaya. Ma già durante la preistoria arrivano in Europa e si ambientano molto bene nel nostro paese. I greci e i romani ne andavano matti, ma anche Carlo Magno durante il Medioevo fece piantare degli alberi di noce nel suo frutteto personale. In questo periodo storico le noci servivano pure per curare i problemi di stomaco, l'infuso con le foglie veniva consigliato per la tosse e l'asma, mentre i gusci tritati servivano contro il mal di denti. Furono gli spagnoli invece a portarle in California, dove ancora oggi viene prodotta una delle varietà più famose al mondo. Le noci sono un alimento molto calorico, visto che contengono circa 690 calorie ogni 100 grammi. Ma questo non deve certo scoraggiarci dal mangiarle, perché nelle giuste quantità hanno benefici straordinari per il nostro corpo. Sono una buona fonte di fibre, contengono pochi carboidrati, una discreta quota di proteine e molti grassi, comunque appartenenti in prevalenza alla famiglia dei grassi buoni insaturi. Tra le vitamine troviamo la A, alcune del gruppo B come l'acido folico e la E, mentre tra i minerali abbiamo ferro, calcio, fosforo, magnesio, zinco, rame e potassio, e sono anche state inserite nella lista dei superfood, visto che hanno delle proprietà che sono eccezionali per il benessere del nostro organismo. Prima di tutto, hanno un forte potere antinfiammatorio e antiossidante, che va a combattere i radicali liberi e rallenta l'invecchiamento. Tra i loro antiossidanti troviamo l'acido ellagico, molto utile per rafforzare il sistema immunitario. Il buon apporto di fibra aiuta la funzionalità intestinale e a contrastare la stipsi, si presume che possano essere molto importanti per il buon funzionamento del cervello, perché sono ricche di omega 3 e minerali, delle sostanze importantissime per questo organo, ma anche per quella che è la sua forma, guarda caso molto simile a quella del cervello. Diversi studi hanno largamente dimostrato che gli omega 3 sono in grado di migliorare le situazioni legate a problemi cardiovascolari come il colesterolo alto, l'ipertensione o la glicemia alta. Altri invece hanno confermato che la contemporanea presenza degli omega 3, del magnesio, della vitamina E, del triptofano e della melatonina può portare a migliorare efficacemente il nostro umore. Inoltre i grassi buoni e il magnesio supportano il sistema nervoso, rendendole utili in caso di stress, stanchezza e cali di concentrazione. Infine, sempre il magnesio, unito all'alto potere energetico, alle proteine e all'amminoacido arginina, le rende perfette per gli sportivi e per chi svolge lavori particolarmente pesanti. Esistono molte varietà di noci e tra le più conosciute abbiamo quelle di Sorrento, che si contraddistinguono per il griglio particolarmente chiaro, e quelle della California, che invece hanno il guscio più grande. Il loro albero ama le zone collinari e montuose fino a 1000 metri di altitudine e i frutti maturano tra agosto e settembre. Le conosciamo marroni e secche, però da fresche sono verdi e carnose. Quando il frutto matura si imbrunisce e cade dall'albero. In Italia è la Campania la regione regina per la loro produzione, ma anche il Veneto e l'Emilia Romagna sono dei buoni produttori. Probabilmente avete sentito parlare anche di altre tipologie,
come le noci brasiliane, le noci di macadamia, le noci pecan, ma su queste non ci dilunghiamo perché in futuro ci faremo dei video ad hoc. Come dicevamo in apertura, possiamo trovare le noci fresche, secche, ma anche sotto forma di farina, bevanda vegetale e olio. Per prima cosa dobbiamo scegliere un prodotto di qualità e come sempre per scoprirlo ci basterà osservarle. L'ideale sarebbe che abbiano ancora il picciolo e le foglie attaccate, anche se non sono così semplici da trovare. Quindi guardiamo che il guscio non abbia alcun tipo di lesione e che, contrariamente a quello che uno potrebbe pensare, la presenza di qualche macchia nera è sinonimo di un frutto che non è stato smacchiato chimicamente. Sono sicuramente un alimento perfetto da mangiare negli spuntini, magari in abbinamento ad un frutto, ma sono anche semplici da aggiungere alle nostre ricette, sia dolci che salate, perché il loro gusto si sposa bene in entrambi i casi. Infatti vengono usate in diverse ricette, come ad esempio pasta, riso, insalate, verdure, macedonie, sughi, muesli, granola, torte, biscotti, gelati e sempre più spesso vengono aggiunte per arricchire pane e focacce. Pure la farina può essere usata nelle preparazioni dolci, ma anche in quelle salate, ad esempio per preparare la pasta nella misura di un 10-15% rispetto alla farina di frumento. Abbiamo detto che esiste anche la bevanda vegetale, che possiamo acquistare oppure preparare in casa. Ci basterà mettere in ammollo per tutta la notte una parte di noci e tre parti di acqua. Poi al mattino sciacquarle bene, frullarle con due cucchiai di acqua e filtrare il tutto con un colino a maglie strette. Concludiamo con l'olio, ricchissimo di nutrienti come gli omega 3. Dobbiamo usarlo rigorosamente a crudo perché le sue proprietà patiscono le alte temperature. Purtroppo a prezzi ancora molto alti. Pensate che un litro costa ben 40 euro contro gli 8 euro al litro di un olio extravergine d'oliva di alta qualità. Fatemi sapere nei commenti se mangiate le noci, se vi piacciono, come le mangiate e se magari avete una vostra ricetta che le ha tra gli ingredienti. Se volete sostenermi per far crescere il canale, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like, condividete il video con i vostri amici e sentiamoci nei commenti qui sotto. Bene ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo nei prossimi video!